Una recluta a capotreno al primo giorno di lavoro, un veterano con 28 anni di esperienza. Sul loro binario c'è un convoglio lungo e carico di materiale pericoloso che avanza contromano a velocità crescente verso centri abitati. Siamo nel plot del film Unstoppable, Fuori controllo, con Denzel Washington e Chris Pine. Evitare quel treno non sarà semplice, ma ancor più difficile sarà fermarlo. Certe cose sono divertenti. In uno dei primi giorni di set sono arrivato in ritardo perché avevo altre questioni da sbrigare. Ero tornato a Los Angeles mentre Tony aveva già fatto diverse cose. Mi accolse dicendo: devi tornare in ufficio, aveva i trenini, vieni. Mi disse: vediamo se funzionano, accendili. Hai 60 anni, ma sei eccitato come un bambino. I due, che nella storia litigano, alla fine mettono da parte i contrasti e si adoperano per fermare il treno ed evitare la catastrofe. It's called a derailleur, for Christ's sake. That's what they do. A train that size going that fast, it'll vaporize anything that gets in its way. They wouldn't use it if they didn't. They're wrong, all right? They're wrong. Are you in or are you out? Okay, you want to get yourself killed, you do it alone. Questo genere di storia piace a tutti perché si osserva il meglio e il peggio di ogni essere umano. In fondo ci piacciono queste storie perché il bene alla fine prevale. Nel film spicca anche la bravura attoriale di Rosario Dawson, interprete di Connie, un caposcalo che aiuta i protagonisti a fermare il treno. Il film è già in sala in Italia.